Ciao, come state? Benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlare con voi del quesito che avete scelto, le ruminazioni post rottura con un narcisista. Perciò le ruminazioni nel contesto dell'abuso emotivo. Perché quando si esce da un rapporto con un narcisista, da un lungo rapporto tossico, la persona si sente solitamente smarrita, confusa e ha sempre questi pensieri ricorrenti. Perché cerca di trovare soluzioni, cerca di trovare risposte e non fa altro che continuare a pensare a lui e a lei, senza poter far null'altro, né mangiare, né dormire, né occuparsi dei figli, né studiare, né lavorare. Non fa altro che avere questi pensieri ricorrenti, tristi. E si entra in questo loop dove la mente è fissa su questi pensieri ripetitivi. Non si fa altro che pensare continuamente a lei o a lui. Passa tanto tempo, troppo tempo, finché si prende consapevolezza di questo processo veramente dannoso. Solitamente i pensieri ricorrenti che hanno le persone che escono da un rapporto tossico sono un po' questi, tipo. Si continua a pensare, chissà cosa sta facendo in questo momento, chissà perché non sono riuscita a cambiare durante il percorso, durante la relazione, chissà perché io mi sento così sbagliata, chissà perché ho detto quella parola, forse avrei dovuto non dirla per tenerlo vicino a me, per tenerla con me. Chissà cosa sta facendo in questo momento, con chi è in questo momento, chissà se con quest'altra persona lui o lei cambia, o se con questa persona è veramente felice, oppure se si parla dei contesti lavorativi si continua a pensare sempre e rimuginare sempre sulle dinamiche disfunzionali, sulle triangolazioni che il narcisista faceva, sul gossip e il perché sono rimasta così frizzata, non riuscire a dir niente quando mi ha fatto sentire così, quando mi ha detto così. A volte non ci si riesce nemmeno a focalizzarti sull'oggi, sul presente, su te stesso. E questi pensieri ripetitivi, questi pensieri ricorrenti iniziano non solo dopo lo scarto, iniziano già durante la relazione, durante la fase di svalutazione e durano tanto, durano fino al dopo lo scarto. Questo processo è veramente doloroso, è un'autopunizione. Due volte ti punisci, una perché questi pensieri ti portano ad essere esausto, ad essere stanco, ad essere depresso, in ansia, a non essere più te stesso. E due, ti punisci perché ti isoli da tutto e da tutti, perché non riesci più a concentrarti su nulla, non esisti più per nessuno, neanche per te stesso. E so che se guardi questo video, sai tutto del love bombing, del gaslighting, della fase di svalutazione. Vi dico che ci sono tante persone che hanno ben presente in mente, adesso, dopo tanti anni, i primi momenti con il narcisista, come anche nel nucleo familiare. Adesso, magari, da adulto, sei tentato ancora a prendere delle decisioni, a fare delle scelte. In base a quello che ti diceva una volta nel passato il genitore narcisista. Ancora adesso, da adulto, sembra che sei condizionato nelle tue scelte dalla tua infanzia, come anche negli ambienti lavorativi. Ci sono persone che rimuginano ancora tanto sul gossip, sulle triangolazioni che faceva il narcisista nell'ambiente lavorativo, sul perché mi sono sentito così frizzato davanti a lui quando mi ha detto questo, davanti al responsabile quando mi ha fatto sentire così, davanti al collega che mi ha fatto sentire cos'ha. Tutto questo è molto importante perché aumentando lo stress aumentano anche i processi infiammatori ed ecco perché i pensieri non sono sempre i nostri amici. I pensieri possono aver sopravvento sul nostro corpo, ci si ammala. Ecco perché è importante prendere consapevolezza di questo fatto, di questo processo. Non ci fa bene. Cerca di guardarti con obiettività dall'esterno. In fondo sei una persona che sei stata lasciata dal tuo partner. Non andavate bene insieme. Oppure hai chiuso tu un rapporto tossico. Sai quante persone si trovano nella tua situazione oggi, in questo momento? Migliaia e migliaia di persone sono come te. In fondo hai una casa, non sei in mezzo alla strada, sei in buona salute, hai un lavoro. Ed ecco, sono queste le cose importanti.
cerca di guardarti con obiettività, cerca di prendere prima possibile consapevolezza di questo fatto, che è un processo dannoso e che non ti fa bene. Perciò la consapevolezza è fondamentale. Poi il secondo punto, bisogna distraerti. Bisogna cercare di trovare almeno un'ora al giorno per poter uscire dal proprio ambiente, cambiare l'ambiente, fare una cosa diversa, tipo lunedì importi un'ora per fare una passeggiata all'aperto, martedì importi un'ora, quello che vuoi tu, alla mattina, pomeriggio, sera, per andare al cinema, mercoledì trovare un'ora per andare a fare una passeggiata con un'amica o con il cane, oppure per fare un corso in palestra, eccetera eccetera. È molto importante trovare almeno un'ora al giorno, almeno un'ora per far qualcos'altro. Un altro punto invece fondamentale e anche simpatico e molto utile è praticare il mindfulness. È veramente utile perché poi adesso si trova dappertutto, se entri su YouTube trovi un sacco di tutorial sul mindfulness, sul come si fa un body scan, su come si fa una passeggiata consapevole e sui benefici del mindfulness. È molto importante, tipo fare una colazione consapevole, nel senso che ti siedi, ok, senti il profumo del caffè, senti il rumore del cucchiaino mentre mescoli il caffè, senti il sapore buono del caffè o del tè, tipo io, a me non piace il caffè, io bevo il tè. E bisogna far, come dire, prendere consapevolezza di tutte queste piccole cose. Bisogna fare una passeggiata consapevole quando ti rendi conto di chi passa vicino a te, del cane che abbaia, del profumo dell'erba, dell'aria fredda in faccia, delle persone che camminano intorno a te, vicino a te. Perciò ci credo tantissimo in mindfulness, è un metodo molto utile e per, non so, almeno 5 minuti, basterebbero anche 5 minuti al giorno. È utile perché si può fare ovunque, comunque, ed è molto comodo. Perciò è importante praticare il mindfulness per stare nell'oggi, per stare focalizzato sull'oggi, sul presente. Un altro consiglio che vi do è la respirazione. Non bisogna sottovalutare quante volte al giorno riusciamo a respirare per bene. Perciò, soprattutto in questo periodo delicato, in questa fase difficile, bisogna prendersi del tempo, ok? E uscire anche almeno sul balcone, oppure in giardino, oppure anche se sei al lavoro, prenditi 5 minuti se hai questi pensieri ripetitivi, no? Che ti disturbano la quiete, esci un po', fai dei respiri profondi all'aria aperta, soprattutto degli inspiri a occhi chiusi, trattieni l'aria e poi espiri lentamente. Fallo almeno un paio di volte al giorno, nei momenti più delicati. Fa molto bene, perché è come dire a te stessa: prendo in mano la mia vita e sono io l'artefice della mia vita. Ho controllo su di me, ho controllo sulla mia emotività, sui miei pensieri. Sono io quella che interrompo questi pensieri che mi infastidiscono. Sono io che creo questi pensieri, è la mia mente che crea questi pensieri. Un altro consiglio è: metti in discussione questi pensieri. Quando ti arriva un pensiero fastidioso, no? Quando ti arriva e ti rendi conto che stai pensando a questa cosa ripetutamente, mettilo in discussione. È veramente così catastrofico? Io ho controllo su questa cosa? Che cosa può accadere di peggio? Si può affrontare? Ma soprattutto date un tempo, tipo 5 o 10 minuti per pensare e poi stop. Un altro consiglio è la lista delle cose miserabili che hai subito durante la relazione, durante il rapporto con il narcisista. Devi sederti, respirare, prendere un foglio e scrivere tutte le cose in cui ti sei sentita umiliata, svalutata. Perché fa molto bene, questo diario è il tuo alleato. Lo tiri fuori nei momenti tuoi peggiori, in cui ti senti più fragile e debole. È molto importante questo. Un altro punto, ribellati. Adesso è il momento, visto che sei
libera e indipendente? Al tuo narcisista, al tuo ex, non gli piaceva che tu mettevi i pantaloni? Non gli piaceva quando mettevi i jeans? Metti i jeans ed esci. Non le piaceva, non so, mangiare popcorn davanti alla TV nel letto? Fallo. Non le piaceva prendere l'aereo e andare in vacanza? Prenditi un biglietto di aereo e vai in vacanza. Non le piacevano i film romantici? Guarda i film romantici. Devi rompere questi schemi, devi prenderti queste soddisfazioni, fallo per te. Perciò in conclusione quello che ti posso dire è prenditi del tempo per te, ok? Darti del tempo, abbi pazienza. Nella prima, forse seconda settimana ti senti di morire perché sembra tutto fermo, sembra tutto che si è bloccato dal momento in cui lui se n'è andato. Poi, dalla seconda, terza settimana in poi, ti rendi conto che sopravvivi anche senza di lui, senza di lei. Poi pian piano la strada è sempre in salita, perché magari sei in no contact e ti arriva un suo messaggio, ti arriva una sua chiamata, ti invita al cinema, ti propone di rimanere amici. E tu, se sei ancora debole, se sei ancora suscettibile al suo fascino, ricadi e ricaschi, ma non va bene. Ed ecco perché dico che la strada è ancora in salita, perché devi essere ferma e decisa sulle tue scelte, sulla tua decisione. Devi star bene. Hai preso questa decisione per te. Seguila, segui la tua strada, segui i tuoi obiettivi, segui la tua felicità. Ascoltati e resisti e non cadere nella trappola del narcisista. Perché vedrai che arriverai a imparare a gestire le tue emozioni, a gestire questi tuoi pensieri, aiutandoti anche dei miei consigli. Poi arriverai a dirti: ho sofferto tanto, ma sono arrivata ad oggi che sto meglio. Sono arrivata ad oggi che sto veramente bene. E dirai: nulla e niente mi farà tornare da lui. Grazie davvero di cuore che siete stati con me. Spero che vi è piaciuto questo tema, fatemi sapere nei commenti quali sono stati i vostri pensieri ricorrenti. Condividete nei commenti le vostre ruminazioni, perché i vostri commenti sono preziosissimi non solo per me. Grazie davvero di cuore, se vi è piaciuto il tema lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto ancora. Noi ci vediamo domani nella diretta con Riccardo Agostini. Guardate, date un occhio, sbirciate un po' sul suo canale, ha un canale molto interessante. E ci vediamo domani, non so come sarà questa diretta, mi ha appena invitato ieri, l'altro ieri, e ho accettato veramente con tanta gioia. Ci vediamo domani, mi piacerebbe se voi siate con me. E grazie davvero di tutto, grazie davvero di cuore che siete sempre con me, vi ringrazio tanto e ci vediamo alla prossima con un altro argomento spero interessante per voi, grazie.